Ciao a tutti, io sono Manu e benvenuti in un nuovo video. Come vedete, ora non ci sono né Vale né Luisa perché sto organizzando uno scherzo. Loro mi fanno sempre degli scherzi, quindi voglio fare una piccola vendetta che già gli avevo anticipato. Loro non sanno in che consiste però. E gli faccio uno scherzo siccome sia Valerio che Luisa odiano che io stia su Instagram. Perché dicono che sono troppo piccola e credono che sia pericoloso. Allora gli faccio uno scherzo che mi sto chattando con un ragazzo di 14 o 16 anni. Io ne ho quasi 10, ma farò finta che io con questo ragazzo gli ho detto che sto in seconda media. Quindi mi conviene fare uno scherzo prima a Luisa, poi a Valerio, siccome si arrabbia un sacco. In modo che vedo prima come la prende Luisa, poi come la prende Vale. E non sono ancora arrivati, ma a breve arriveranno. E viene un'ora prima Luisa. Quindi credo che gli farò in quest'ora prima, gli farò lo scherzo a Luisa. E cerco di nascondere il telefono in modo che non lo vedano e che non capiscano che sia uno scherzo. Solo che forse io ho anticipato troppe volte la vendetta. E come non li ho mai fatti, però vedo sempre Valeria e Luisa che fanno i video, quindi credo di aver azzeccato qualche parola. Però Valeria e Luisa dovete pubblicarla, questo intro, perché è troppo bello. Ho lasciato il telefono qui e a breve dovrebbero arrivare Valeria e Luisa. Ehi Manu! Ciao! Come va? Bene, bene. Tu? Che stai a fare qua? Vi stavo aspettando. Non ci sto solo io, la Valeria non è ancora arrivata. No? Che stai facendo solo tu qua? Stavo aspettando perché qua è il vostro posto preferito. Tanto, questo ormai è il nostro posto, cioè noi ogni volta che veniamo qua siamo qua. Vabbè, io stavo qua perché stavo aspettando una mia amica e gli voglio chiedere un consiglio. Ma chiedilo a me perché devi aspettare lei. Chiedilo a me, ti posso aiutare? Che succede? Mi vergogno un po' a dirlo a te. Ma si scema, lì, ti pare? A me lo sai che mi puoi dire tutto, cioè. Che succede? Tutto a posto? Mica qualche problema? No. Cioè, diciamo. Magari per te può essere. Per me può essere un problema, perché? Che è successo? L'altro giorno stavo su Instagram. Su Instagram? Ok. E ho visto un bel ragazzo. Ah. E ci siamo chattati. Cioè tu hai chattato, ma lo conosci a questo? No. Come non lo conosci? Cioè tu l'hai visto su Instagram? Ma non è che era tipo un profilo fake? Hai controllato che avesse un tot numero di follower, un tot di foto. Se vuoi te lo faccio vedere, ho 16 anni. Quanti anni ha? 16. 16 anni. Tu ne hai 9 e lui ne ha 16. No, 7 anni di fate. Non gliel'hai detto. Gli ho detto che sei in seconda, che scherzo. No, Manu, aspetta un attimo. Cioè, in che senso? Tu hai, hai iniziato a contare. Tu l'hai contattato o lui ti ha contattato? No, lui mi ha scritto. Lui ha scritto a te di 16 anni e tu gli hai fatto credere che tu stessi in seconda media. Terza. Quasi terza! No, Manu, no, non va bene, amore. Ma pensa se questo è tipo, non lo so, un malintenzionato, un maniaco, non lo puoi sapere. Ci dovremmo sentire domani, però è super dolce, cioè, non l'ha detto. Ma lui abita qui vicino, come vedervi? Ha detto che vive vicino alla tua. Ah, ok. E quindi lui, cioè, verrebbe qui da te? Sì. Ma tu, cioè, non vuoi incontrarlo da sola? Vengo con te, ovviamente. Come no? Questo c'ha 16 anni. Ma poi, scusami, hai ragionato il fatto che quando lui ti vedrà, capirà che non sei in seconda, terza media, che sei più piccola. Cioè, tu ti porti grande, sei bellissima, amore, ma è troppo grande per te. Lui sa solo che mi piace troppo. Amore, lo immagino, però è veramente troppo grande. Cioè, non è che tu devi per forza adesso frequentarti con ragazzini della tua età. Devi pensare che lui è mentalizzato proprio su un altro mondo rispetto a te, capito? Cioè, lui fa tutte altre cose, cioè, ha 16 anni, è grande. Cioè, un ragazzo del genere ha fatto tantissime altre cose nella vita che tu non hai fatto, quindi non ti puoi presentare con lui. Ma poi soprattutto, metti che questo ha delle intenzioni un po' strane nei tuoi confronti. Cioè, tu sei
da sola con lui, amore, non lo puoi fare. Vengo con te, lo conosciamo e vediamo un attimo che intenzioni ha. Però tu da sola non ci puoi andare, sei troppo piccola. E dai, Luisa, però nemmeno tu mi capisci, lo sapevo. Ma non è una questione di capirti, è una questione che non sai chi hai di fronte. Anche Vale ti direbbe lo stesso, anzi, probabilmente è meglio che a Vale non lo dici. Ok. Luisa, puoi inventare una scusa con Valerio, gli dici che non possiamo vederci domani. Ma non è meglio che vieni anche lui con noi? Dovresti dirglielo, è tuo cugino. No, mai. Non ti vergognare di lui, cioè alla fine che può fare? Ti dice quello che ti ho detto io sicuramente, ma poi tutti quanti vogliamo il tuo bene. Sì, però ho paura che lo dice a papà. No, ma che stai scherzando? Ui, ui, come state? Bene. Ma perché non mi aspetti mai manco mezza volta? Manco mezza volta e vengo... Manu. Non mi aspetti, no, non mi hai aspettato. Sapevi che arrivavo più tardi, te chill. Mica mi dici Vale, andiamo insieme. Vabbè, magari. Ma volevo iniziare a venire da mano. Vabbè, che state a fare qua? Vi andate dentro? Niente, tutto bene, però... Niente. Domani non ci possiamo vedere. Perché no? Perché io e Manu dobbiamo andare a fare una cosa. Devi fare? Niente, è una cosa che riguarda noi, tre donne. Vabbè, voglio entrare dentro, poi me lo dici dopo. E no, andiamo a fare shopping. Shopping? Ok, allora non vengo. Non vengo, addio. Mi divertite voi. Vabbè, dai, andiamo, dai. Muoviamoci. Vabbè, Ale, te lo dico pure a te, la verità. Cosa? La verità di cosa? Oh, dici? Allora, praticamente, Manu ha conosciuto un ragazzo. Non ti arrabbiare. È un ragazzo più grande. L'ha conosciuto Quanti su Instagram. Su Instagram. Quanti anni ha Manu? Manu? Lu, 16. 16 anni. Ha 16 anni, però nel senso è un ragazzo che lei ha conosciuto e domani abbiamo organizzato per un Come l'hai conosciuto? L'ha contattata su Instagram. Tu a lui o lui a te? Lui a me. E che ti ha scritto? Che ti ha detto? Posso leggere la chat? Posso dirla un attimo? No. Perché no? Sei tuo cugino. Devi cercare di capire la situazione. Vabbè, comunque praticamente domani... E che vuole fare questo? Domani? Ti voglio rincontrare domani. Da sola ti vuoi dire? No, l'accompagno io. E posso venire pure io? Posso accompagnarvi anch'io? Manu, tu tieni 9 anni. Cercarci di capire, non puoi scendere da sola uno di 16. Però devo lui accompagnare. Sa che... Quanti anni hai detto che hai a lui? Sei 14, 12, 13, 14, guardiangela. E tu che gli hai detto? Perché tu parli come se fosse normale? No, non parlo come se fosse normale, no, però nel così senso l'accompagniamo in modo che lei si toglie lo sfizio. Ma quale aiutando? L'accompagniamo così che lei si toglie lo sfizio, capisce che non è la situazione che fa per lei e chiudiamogli Vabbè, la faccenda. Manu, niente, speravo che... L'hai già detto a Luisa, speravo che lei ti avesse detto qualcosa per farti capire la situazione. Io parlo io perché tu ovviamente non sai gestire queste cose. Manu, tu sei piccola, lui tiene 16 anni, cioè lui pensa a cose totalmente diverse da quelle che pensi tu, lui se la fa solo con ragazzi grandi che hanno già fatto esperienze da grandi, tu sei piccola e questo ti snaturerebbe la tua età, cioè nel senso lui non vuoi fare le cose da ragazzina di 9 anni, dato che ne ha 16, cioè ti farebbe perdere la tua infanzia, così, non ha proprio senso come cosa, cioè se ti vuoi fidanzare per divertirti, ma trova un ragazzino che ci tiene a te, che ha la tua età e che avete gli stessi interessi, non uno che tra poco è maggiorenne. Gliel'ho detto anch'io, ma dato che lei è cioè, interessata Manu, a lui capito, adesso... Tu sei più grande di quella della tua età, sei bellina. Dato che lei adesso è interessata a lui, faglielo conoscere, così almeno lei capisce cosa ha di fronte. Invece, se va noi bene, dobbiamo stare vedere... pure noi, non è che è così. Ma l'hai mai visto da vicino, Manu? Tramite foto. E non vi... Come che ti ha scritto? Come ti ha trovato? Non te l'ha detto? No, è perché mi è uscito da... I consigliati? E tu hai iniziato a seguirlo, mi vuoi spiegare un attimo come è successo tutto? Ma dove, Valerio, però... Scusa, cioè, sul tuo cugino è normale voglio sapere queste cose, cioè... Ma tu non sei attaccato di niente, cioè tu cadi dalle nuvole proprio. Valerio, non cado dalle nuvole, Vabbè, lo vuole conoscere, facciamoglielo conoscere! Che ne pensa tua madre di sto fatto? Può mai saperlo la madre? Non hai detto niente neanche a tuo padre? Ya, Manu, però
Lo sai che io già sono sempre preoccupato H24, devi fare pure queste cose. Domani comunque vengo pure io, ci parliamo, vediamo no. che ragazzino è, che cosa... No, non ci parliamo, l'accompagniamo, ma non possiamo parlarci, l'accompagniamo. E come no, ma cercare di capire il tipo, se un tipo, cioè, non credo sia troppo normale. Sì, ma non dobbiamo neanche mettere lei in imbarazzo. Ma che ti ha scritto? Che è tuo amico? Oppure mi spieghi la situazione? Allora... Vabbè, dai. Ci sta, ci ha provato proprio, nel senso... Possiamo risolvere così. Domani andiamo e capiamo di che pasta è fatto questo, ok? Chiudiamola qua. Dai. Facciamo così domani. Spero che vada tutto bene, però secondo me non è la soluzione migliore. Io lo bloccherei e terrei un attimo sott'occhio il telefono di Manu, queste cose qua. Cioè, le vuoi sequestrare il telefono praticamente? Tu tieni 9 anni, sta scendendo uno di 16. Assolutamente, vuole ma scendere. Addirittura non lo so, e che devi fare? Un po' troppo. Lei come l'ha capito questo ragazzo? Come l'ha conosciuto? Col telefono? Quindi se non glielo controlliamo ogni tanto per vedere che cosa succede, cioè non lo so, nel senso, non è normale tutta questa situazione. Vabbè dai, ci pensiamo domani. Io non lo dovrei dire mo ai miei zii, cioè devo far finta. No, non glielo puoi dire, la risolviamo noi, se succede noi. Qualcosa, poi io devo pensare che io non l'ho mai detto, quindi magari avrei potuto cambiare la situazione. Perché? Luisa, sei la peggiore, sei un'infame incredibile. Ma io non ne sapevo niente, ma sei stupido. È vero, è la vendetta che mi sembrava. Non puoi mai averlo fatto adesso, scherzo, Luisa era troppo che ti voleva aiutare. Ma no, non sapevo niente, ma sto scherzando. Valerio, ma sei serio, non sapevo niente. No, è la vendetta di cui non parlavo. Ma, vabbè. Manu ci ha fatto delle clip, io sono sconvolto, era troppo credibile, ma più che Manu Luisa sembrava che era complice. Ma no, perché non puoi bloccarle il telefono, dai, cioè così la uccidi. Ma devi non bloccare, io volevo semplicemente vedere i suoi messaggi. No, tu eri aggressivo, volevi fare il dispotico. Vabbè, comunque, meno male che era uno scherzo sinceramente, perché io già ero in panico più totale per cercare di calmare lui, dato che lui sicuramente avrebbe tipo detto ok, togliamo telefono, togliamo tutto, addio, e quindi devo fare tipo l'ago della bilancia. Ma meno male che è uno scherzo, quindi non è successo niente. E niente, direi che il video può finire qua. Abbiamo visto la intro di Manu super pro e alla fine quindi la facciamo tutti insieme, o no? Assurdo, quindi uscirà davvero questo video. Uscirà questo video. Sei contenta e ce l'hai fatta? La tua vendetta di cui parli da 8 mesi. Sì. E quindi lui davvero non ti ha aiutato in niente? No. Vabbè, salutiamo i 3 Withers che in questa settimana sono stati più attivi di tutti. E salutiamo Anita Picone, ciao Ani. Ciao Ani. Poi salutiamo Giorgio Ferraro, ciao Giorgio. E Clara Della Rocca, ciao, ciao. Grazie mille a tutti, vi ricordiamo che se anche voi volete essere salutati in un prossimo video è facilissimo, basta seguire questo regolo qui e trovate anche sotto nel primo commento, iniziate subito lasciando un bel mi piace sotto questo video e iscrivendovi al canale, basta perché cliccare. È facilissimo, basta cliccare in questo pallino e vedete questi due video sono stra mega fighi, meglio di questo perché sono scherzi probabilmente nostri a lei, non viceversa. Vabbè, e al prossimo video. Al prossimo video.